club fantastico, la location meravigliosa in questo monastero del 1450 circa. Oggi abbiamo ospitato qui Risto Golf ed è stata per me una situazione importante perché per la prima volta ho visto una organizzazione volta a diffondere quello che è una delle cose più importanti d'Italia, la conoscenza per il nostro food o preparare i nostri cibi in Italia da persone veramente esperte e specializzate. È stata una conoscenza lungo tutto il percorso perché ogni quattro buche c'era un elemento di ristoro con elementi diversi che andavano da parte degli aperitivi, da parte dei pranzo, da parte dei dolci e tutto il resto che ci ha veramente entusiasmato. Speriamo di averli ancora qui per il futuro e devo dire che è una formula che è piaciuta a tutti, anche le persone che non sapevano, ma soltanto per dire che è molto coinvolgente e di questo ringrazio gli organizzatori perché è una cosa veramente piacevole e fantastica. Sono qui perché noi siamo media partner di questo bellissimo circuito che non avevo mai sperimentato finora, quindi se vogliamo il motivo sarebbe quello. Ma adesso che l'ho giocato dico che sono mille altri motivi per cui era opportuno venire qui, perché ho la fortuna di essere invitato in tanti tornei, in tanti eventi, in tante invitational. Però la raffinatezza della cucina che buca per buca si va a testare, lo spirito che si crea, perché alla fine è meno male, ci si dimentica dei tre pat, della palla finita nel bosco, dell'errore fatto la buca prima, si scherza, si gioca, si mangia, si arriva anche un po' brilli che non guasta e ci si diverte davvero tanto e questo poi dovrebbe essere lo spirito vero di ognuna di queste giornate. Mi chiamo Andrea Salonia, sono direttore di URI, Urological Research Institute, che è l'istituto di ricerca urologica, uno dei quattro istituti ufficiali dell'ospedale San Raffaele, dell'Università Vita e Salute del San Raffaele. Abbiamo avuto un'opportunità straordinaria, e di questo siamo profondamente grati, di collegare le nostre istanze alla ricerca e a quello che chiamiamo oggi fundraising con questa iniziativa meravigliosa che è Risto Golf. L'aspetto più significativo è che proprio attraverso la comunicazione al pubblico laico, quale quello dei giocatori di golf e di chi fruisce di un sistema come quello di Risto Golf che Risto Golf propone annualmente, sia di enorme utilità proprio ai fini di promuovere la ricerca.